procuratore del Belgio è Marco Michele Fiorini. Armonia e Pirardi, no? Allora lui sostanzialmente si occuperà dell'affrontare un problema. Perché è stata costruita la, praticamente, detto in due parole, una bazzecola, insomma, no? Adesso ce ne parlerà lui. Poi successivamente avremo Massimo Barletta, no? Poi Margherita De Thomas ci ha mandato la sua relazione, che purtroppo è malata, fisicamente serviti, lo poi ci sarà Patrizio Caini e infine Manuel Parletti, che non è ancora arrivato ma dovrebbe arrivare in tempi abbondantemente. E questo per quanto riguarda il pomeriggio. Poi la sera faremo proiezioni e una tavola rotonda in cui un po' a tutto tondo vedremo vari aspetti delle tematiche che abbiamo trattato oggi. Quindi adesso, quando diciamo possiamo, se qui hai niente, bisognerebbe solo spegnere le luci. Sì, chi è che comanda qui le luci? Io. Ah, magnifico, allora volete abbassare magari? Ecco, magari se io devo fare l'inglese va bene, magari se lo mettete a sedere così intanto ripartiamo. Io le chiedo un minuto, giusto per... Va bene, intanto lui comincia a fare la relazione come se niente fosse. Voi non lo... Allora, intanto... Tutto devi spegnere oppure una parte... Proemio. Ecco, sì, vabbè, colpa la porta. Sì, accussare la porta. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qua e grazie soprattutto a Roberto Pinotti che mi ha invitato. Quest'anno, l'altra volta ero venuto 4 anni fa per presentare un libro sulla costruzione della Grande Piramide, forse qualcuno di voi lo ricorderà, e questa è un po' la ragione per cui sono qua oggi. Io in tanti anni, io anche un po' come Roberto ha detto e come ha detto anche prima, spedicato, ho cominciato, ero ragazzino, a occuparmi di certi problemi. A 9 anni mi sono detto Civitas e Ponte, quindi c'era. E quindi, e poi è mare. Esatto. E quindi da allora mi è esplosa la passione per l'architettura egizia e in modo particolare per le piramidi. E un po' tutta la vita ho cercato di capire come erano costruite. E credo, molti anni ho deciso di scrivere un libro che è stato pubblicato poi anche all'estero, in inglese, in francese, eccetera, che ho presentato qui nel 2012. Nel frattempo mi sono sempre chiesto il perché gli egizi avessero voluto costruire Giza. Perché Giza? Perché le piramidi in Egitto sono circa 140, anche tra quelle ben conservate e quelle mal conservate, alcune sono addirittura un piccolo di pietra. Però sono tutte da sole. L'unico vero gruppo che si capisce perfettamente essere costruito in maniera urbanisticamente strutturata è quello di Giza. E perché gli egizi hanno voluto costruire questa roba qua, questa volta lì? C'era un motivo particolare? Beh, cercheremo di darci una risposta. Ecco, dopo quasi un secolo di lavoro, le piramidi sono finite. Però Giza viene in qualche modo abbandonata, e piano piano le piramidi rimangono ferme e impassibili a sfidare l'eternità, perché è l'eternità che si tratta. Perché furono edificate? Proprio con quella forma, proprio con quelle misure e proprio con quella disposizione. E soprattutto, a che cosa servivano? Moltissimi hanno cercato di dare una risposta, e di risposte ne abbiamo tantissime. Delle tombe? Non credo, non è mai stato trovato un cadavere là dentro, neanche una mummia, neanche un corredo funerario. D'altra parte le entrate per entrarci erano così piccole che non avrebbero nemmeno potuto portare un corredo funerario. Luogo di culto? Beh, completamente inadatto, a parte che dopo un po' si erano addirittura sparite le entrate. Monumento celebrativo, darsi a un faraone, ma non credo proprio, comunque non c'è nessun tipo di documento che lo fa.
avevamo posto militare, ancora meno, non c'è niente da difenderli, siamo in deserto, adesso c'è Giza, ma allora non c'era assolutamente nulla. E poi comunque non sono degli edifici fatti per essere un forziere, ma alcuni hanno detto che all'interno delle grandi, soprattutto la grande piramide, c'erano delle stanze che avrebbero contenuto dei segreti, delle macchine, dei documenti. Ma fino adesso queste stanze sono state cercate a lungo e mai trovate. Ancora recentemente c'è una spedizione canadese, francese e giapponese che 2 anni fa ha cercato con degli strumenti elettronici di altissima potenza di cercare degli spazi vuoti. Hanno trovato alcuni spazi vuoti di cui oggi non parleremo, ma non hanno trovato stanze, diciamo, per contenere qualche cosa. Osservatorio astronomico, non c'è neanche, non soltanto forma, ma non c'è neanche per arrivarci. Una carta dei cieli, Buval ha provato a dirne qualcuna, altri delle altre cose, comunque non c'è niente di particolarmente preciso. Finalità sociale, c'è addirittura chi si è spinto a dire che il faraone avrebbe fatto tutta questa roba qui per cercare di impegnare il popolo in modo che puoi costruire un insieme di cose di cui puoi andare fieri. Ma mi sembra che sia una cosa piuttosto larga. Insomma, tantissime ipotesi, nessuna certezza. Ma se tutte queste ipotesi non convincono, che cosa serviva a Giza? L'ha fatta per far cosa? Per cercare di dare una risposta a questa domanda, è necessario farci una domanda precisa. Qual era la ragione che avrebbe potuto spingere gli egizi a giustificare un simile sforzo titanico? Sì, perché fu uno sforzo titanico. Voi pensate, tanto per farvi un paragone preciso, qualche anno fa un miliardario americano ha chiesto di fare nel deserto americano una copia della piramide di Cheope, fatta uguale identica con le pietre, fatta uguale identica. Bene, l'impresa americana qualche anno fa gli ha fatto un preventivo pari a 6 miliardi, non milioni, miliardi di dollari. Quindi certamente non è, i faraoni non pagavano in dollari, ma hanno comunque fatto uno sforzo economico enorme, e ne hanno fatte 3. Quindi uno sforzo gigantesco che ha dissanguato l'Egitto, che ha completamente appiattito la loro economia, che forse ha creato dei problemi. E poi subito dopo pare che sono addirittura stati in carestia. Forse mi chiedo, perché magari non badavano abbastanza al resto? E allora chi è che fa uno sforzo così enorme, così gigantesco? Per realizzare un'opera che ha senza apparente finalità pratica e il cui gigantesco va al di là della vanità di qualsiasi faraone. Infatti nessun faraone poi ha mai costruito una roba di quel genere. È una cosa enorme. Chi l'ha vista davvero si renderà conto dell'enorme gigantismo che deve fare. Tenete presente, qui non lo dico, ma ci sono, quella roba lì pesa 7 milioni di tonnellate, pare la popolazione della Germania e dell'Olanda messe insieme. È alta più quasi il doppio del Pirellone di Milano. È una cosa enorme, fatta di 3 milioni di blocchi. È soltanto per la grande piramide, poi c'è il resto. Allora, soltanto, quale poteva essere sta ragione? Soltanto la raffigurazione di un grande valore, di un valore è vero, poteva essere una ragione sufficiente, ma che fosse un valore in cui il popolo egizio si riconoscesse. E un valore che rappresentasse veramente l'assenza profonda del popolo egizio. Insomma, una ragione superiore. Non è facile trovarla. C'è un solo concetto che risponde a questa caratteristica, ce n'è uno solo, non c'è più, ce n'è uno solo. Un concetto enormemente importante per gli egizi, che sta di sopra di tutto, del popolo egizio, dei sacerdoti egizi, addirittura sopra il faraone, perfino sopra gli dèi. E che cos'è che può stare così sopra il popolo egizio? Esso contiene, deve contenere in chiave mistica, l'essenza e la visione di quel che è del mondo egizio. In sostanza, quella che era, doveva essere una summa e nello stesso tempo una sintesi della civiltà egizia, che vi ricordo è durata 3500 anni. Mai nessun popolo
di nessun, nella storia che conosciamo è durato tanto. I romani non sono durati neanche un terzo. Questo era il concetto di Marx. Era l'unico motivo per cui valesse la pena fare un'opera di questo genere. Ma voi mi chiederete che cos'è sostanzialmente Marx? So che non è un argomento che tutti magari immagino tutti i giorni. L'insegnamento, la Marx è l'insegnamento che Ra, cioè Dio, quel che noi chiamiamo Dio, ha dato all'uomo, quindi una cosa sacra che sta sopra tutto. E questo valore ci parla di grandi valori. Quali sono questi valori? Questi sono ordine, verità e giustizia. Perché erano così importanti? Perché questi tre valori servivano a vivere in pace, serenità, concordia e prosperità. Ed è vero, perché gli egizi, che hanno rispettato sempre perfettamente la Marx, sono durati 3500 anni, e invece degli altri che non avevano questo concetto sono durati mica tanto. Gli Assiri e i Sumeri che stanno vicino sono durati niente rispetto a loro. Insomma, tutto nella vita egizia, la vita quotidiana, il faraone, la politica, la guerra, l'architettura, l'arte, qualsiasi cosa doveva essere Ba'at. In pratica, Marte era quella perfezione che gli egizi vedevano in cielo. Infatti c'è un famoso detto che dice: tutto quel che è in alto deve essere in basso. No? Tutto che è in alto deve essere in basso. Cioè ripetiamo qua quello che noi vediamo là. Ma non era una cosa così facile, e lo vedremo come non è facile. Allora, un concetto egizio che si può... Come faremo a condensare il concetto di Marte in una sola espressione verbale? Come faremo? Cosa diremmo per dire sta roba lì? Si chiama armonia universale, è l'unica locuzione che, diciamo, sintetizza il concetto di Marx. Armonia universale, dall'alto la facciamo qua. Il problema era: come facciamo a farla qua? Allora, trasferendo su Giza questa visione, se la trasferiamo su Giza, viene fuori una nuova intrigante ipotesi. Cosa poteva diavolo servire Giza? Giza, che è questa, è un immenso libro aperto, non c'è nessun segreto, è un immenso libro aperto che è stato scritto per tramandare il concetto di Marx, ma per l'eternità. Loro non ragionavano in secoli, in millenni, loro era per l'eternità. Ma questo concetto per l'eternità complica enormemente il loro problema, e vediamo perché. Questa ipotesi richiede di dare una risposta a questa domanda: ma qual era la relazione che ci poteva essere tra Giza, cioè un cumulo di tre cumuli di pietre, e Marx, cioè tra un'opera, tra un concetto filosofico, quello di Marx, o se vogliamo religioso, e un'opera architettonica? Quale relazione ci poteva diavolo essere? In effetti quello di Marte è un concetto astratto, e come ogni concetto astratto ha bisogno della parola per essere trasmesso. Immaginate voi di volere trasmettere una filosofia, un concetto religioso, un concetto di qualsiasi genere, se vi tolgono la parola verbale o scritta non siete in grado di spiegarlo a nessuno, a nessuno. E però questo, che sembra una sciocchezza, in realtà era un problema, e vi spiego perché. Perché quindi che bisogno ci sarebbe stato, se bastava la parola o verbale o scritta, di fare una roba di quel genere lì? Cosa c'era bisogno? Per questo c'era bisogno. Sarebbe bastato scrivere quella roba lì su un papiro o su una stele. Peccato che ci siano dei problemi. Quindi è questo punto che nascono i problemi. Quali sono? Innanzitutto, un papiro è deperibile e si può perdere, e anche una stela si può essere spaccata o rotta. Ma c'è un altro problema molto più grave che gli egizi si ponevano: la lingua. Come facevano ad essere sicuri che la lingua sarebbe stata conosciuta sempre in geroglifico e che un giorno non si sarebbe estinta? Cosa che è puntualmente avvenuto. Ma poi avevano l'ieratico, il demotico, già ai tempi loro. Ecco, ma già a parte quello, la lingua sarebbe stata un giorno dimenticata. Infatti,
qualche secolo dopo Cristo, venne completamente dimenticato. Quindi serviva un nuovo modo di comunicare, soltanto che provate a pensare un po', come faceva un popolo a trasmettere il concetto di mante togliendogli la parola e poi spiegarlo? Non era una roba semplicissima, eh? Un sistema che fosse immutabile, univoco, cioè senza dubbi, e comprensibile, senza la parola. Cioè un linguaggio che fosse chiaro a tutti e valido per l'eternità. Quindi non, la parola non serve, perché se anche fosse... Non si potrebbe abbassare un po' il riscaldamento, perché agitandosi forse diventa un po'... calore animale. Sì, cioè quindi vi rendete conto del problema che ero per fare di questo genere, no? Ecco. Ed è proprio a questo punto, proprio in questo momento, quando la parola non si riesce a usare, proprio in questo momento, che nelle menti dei sacerdoti e degli architetti viene fuori una strageniale intuizione, un'idea straordinaria. Vorresti che ritornasse? Qual era questa idea? Il solo linguaggio che abbia le caratteristiche per resistere sempre, 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 è il linguaggio matematico e geometrico, perché uno e uno farà sempre due sotto qualunque cielo e in qualunque epoca. Non ci sono dubbi. In più, di qui l'idea di usare, ed è questa l'idea, come hanno fatto a farlo? Hanno fatto così, l'idea di usare l'altipiano di Giza come se fosse una lavagna, la dura roccia come se fosse gessetto, e il numero e le forme come se fosse l'alfabeto. Allora se io uso la Giza come lavagna, la roccia come gessetto e l'alfabeto, riesco a farlo. Rimaneva un problema ancora. Va bene che io uso le rocce e l'alfabeto e quant'altro, ma come faccio a spiegare la macchia un concetto sempre cosa, con l'1, 2, 3? Provate a spiegare la regione cattolica usando 1, 2, 3, provatevi. Quindi non è, anche quello diventa difficile. I sacerdoti comunque si basavano sul fatto che l'uomo nel futuro sarebbe stato almeno intelligente quanto loro e almeno colto quanto loro. In genere per l'effetto dell'evoluzione dovrebbe essere di più, ma diciamo che almeno uguale. E quindi prima o poi qualcuno avrebbe capito cosa c'era scritto in quelle pietre. Per meglio afferrare questo sistema di comunicazione, vi prego di fare con me un piccolo girettino nel concetto di armonia. Lo vediamo insieme brevissimamente. Perché noi ci commuoviamo guardando un tramonto dai mille colori? Perché? Oppure il viso di un bambino? Oppure davanti a una, ai petali di una rosa? E perché noi rimaniamo al proprio colore? Scusa? Spedicato, farò del mio bene. Sì. Vi chiedo soltanto una cortesia, siccome c'è un ritmo, se avete delle domande cortesemente la fine, grazie. Perché restiamo affascinati vedendo la spirale di una galassia o il conchiglio Nautilus? E perché rimaniamo attoniti di fronte alla perfezione di un alveare o di un cristallo di neve? Perché? Semplicemente perché noi queste cose le consideriamo belle. Fyodor Dostoevsky nell'Idiota dice: la bellezza salverà il mondo. E io quando ero ragazzo sentivo mio padre che diceva questo: come fare la bellezza salvare il mondo? Pensa, ci vuole un grande uomo, una grande idea, la bellezza. Ma no, aveva ragione. Ma allora chiediamoci: che cos'è la bellezza? La bellezza è armonia. Ma allora che cos'è l'armonia? L'armonia è una perfetta proporzione, cioè un equilibrio tra le parti che costituiscono un insieme e l'insieme stesso. Ho detto proporzioni. Quindi, ma se la bellezza è proporzione, come mai ci sono delle proporzioni che non ci piacciono? Come mai? E questo, in effetti, ecco, questo
è proprio il nocciolo della questione. Come mai ci sono proporzioni che sono proporzioni ma che non ci vanno bene? Perché? Per questo, perché le proporzioni che ci piacciono sono soltanto e unicamente quelle che risuonano in noi. Cosa vuol dire che risuonano in noi? Noi siamo fatti in un certo modo, il nostro corpo è fatto tutto in una costruzione meravigliosa, lo vedremo più avanti, una costruzione meravigliosa, e quando noi vediamo all'esterno qualche cosa che è fatto nello stesso modo, che percepiamo fatto nello stesso modo, risuona in noi, e questa risonanza, questa vibrazione, noi la vediamo bella. Quindi, cioè, sono le stesse cose di cui siamo fatti. A questo punto sorge una domanda spontanea: ma noi possiamo riprodurre queste proporzioni? Le possiamo rifare? Bella notizia, si possono fare. E per fortuna anche gli egizi lo sapevano. E pensate come mi sono emozionato quando mi sono accorto che anche quei signori là 5.000 anni fa lo sapevano. Che cosa si può fare per farle? Si usano dei numeri sacri, che sono poi delle cose semplici, ma molto di base. Che cosa sono i numeri sacri? Sono quelli che, in frutto di semplici operazioni matematiche, permettono di capire, di ricostruire un qualcosa di armonico, cioè l'armonia. L'armonia, questo. E a questo punto il primo è il numero aureo. Adesso non so se tutti hanno una dimestichezza con queste cose, lo dico brevissimamente, che si indica con la lettera Φ maiuscola dell'alfabeto greco. Immaginate di avere una bacchetta di legno. Voi potete sempre trovare su questa bacchetta, la lunghezza la scegliete voi, un punto, in modo che dove tagliate, da cui la parola sezione, che ci sia una parte più piccola e una parte più grande. Se la, parlate di proporzioni, se la parte più piccola sta a quella più grande, come quella più grande sta all'insieme delle due, quella è una proporzione aurea. E qualsiasi sia la lunghezza della bacchetta che avete scelto, qualsiasi essa sia, se la proporzione è quella, vale sempre e comunque la stessa cosa. 1,618, che è un numero straordinariamente importante e perfino un po' magico, perché questo numero a sua volta ha tre forme di bellezza. Una bellezza matematica, pensate che questo numero messo al quadrato, guardate, è soltanto un esempio, ma ce ne sono mille, messo al quadrato viene fuori un numero la cui parte decimale è quella di partenza, ma anche aggiungendogli uno si ottiene lo stesso numero. Provate con qualunque numero, 3 al quadrato fa 9, 3 più 1 fa 4. Non c'è nessun numero normale per cui messo al quadrato giunti di 1 faccia il suo quadrato. Impossibile, solo esclusivamente il numero aureo. Ma quello che è ancora più straordinario, si può andare avanti, che facendo nell'inverso si ottiene ancora un numero la cui parte decimale è la stessa del numero aureo. È ancora più incredibile che togliendogli 1 si ottiene l'inverso. Ma non c'è nessun numero in assoluto che facciano fare così. Questa è una bellezza, ma e ce ne sono tantissime. C'è una bellezza geometrica. Dal quadrato si può, con una semplice costruzione, arrivare al rettangolo aureo. Addirittura un psicanalista tedesco, Fechner, fece quel disegno lì e faceva vedere ai suoi pazienti quel disegno, chiedendo a loro quale fosse il rettangolo che preferivano. Più dell'80% sceglieva quello aureo, senza saperlo, naturalmente. Dal rettangolo aureo si ricava con una costruzione semplicissima, la spirale aurea, che è la stessa che noi vediamo nel Nautilus o che vediamo nelle galassie. Bellezza artistica. La bellezza artistica, questo numero, era questa proporzione era così straordinaria che Luca Pacioli, che era un amico personale di Leonardo da Vinci, la chiamò divina. E soltanto, qui c'è soltanto una brevissima lista di artisti che usarono la in maniera massiccia la sezione aurea per comporre le loro opere, ma ce ne sono molti di più, questi sono soltanto alcuni esempi. Poi c'è il pi greco con la lettera P, che è semplicemente il rapporto che ciascuna circonferenza ha col proprio diametro. Qualunque sia la circonferenza scelta, il rapporto col proprio diametro vale sempre, comunque, soltanto 3,1416. Poi il terzo numero sacro è la quadratura del cerchio.
che sembra una roba difficilissima, una cosa semplicissima. È un'espressione che noi usiamo per dire quando è stata trovata una soluzione semplice a un problema complesso. Ed è una roba semplicissima. Per bambini dell'elementare, quando un cerchio e un quadrato ha la stessa lunghezza di perimetro. Molto semplice. Vedete che non c'è niente di complicato. Quella che usò tra l'altro Leonardo per fare l'uomo vitruviano. E poi c'è la scala di Fibonacci. La scheda di Fibonacci che Fibonacci utilizzò, trovò per risolvere un problema conigliesco per un suo amico allevatore che aveva dei conigli, eccetera, eccetera, dove ciascun numero è uguale alla somma dei due precedenti. Ma quello che è straordinario di sta roba è questo affare qui, è in perché è stata così importante? Perché ne si è capito poi che qualsiasi essere animale o vegetale è costruito secondo la scala di Fibonacci, qualsiasi sia, perfino il nostro DNA è fatto così. Ecco perché risuona in noi, perché il nostro DNA, che è la parte più intima nostra, è fatta così. Il triangolo di Horus, che è il triangolo 3-4-5, che usiamo alle scuole medie per imparare il teorema di Pitagora, che gli egizi usavano nella corda 13 nodi e 12 spazi per fare l'angolo retto. E poi abbiamo i tre numeri importanti, che sono la radice di 2, la radice di 3, questa, la radice di 2 è la diagonale del quadrato, la radice di 3 è l'altezza di un triangolo equilatero, e la radice di 5, che è il più importante, che è la diagonale di due quadrati affiancati, il famoso rettangolo 1-2. Questa radice di 5 è una cosa importantissima, lo vedrete. Tutte cose interessanti, queste sono cose belle, ma che diavolo di rapporto c'è con le piramidi di sti numeri? Vabbè, guarda divertenti, ma qual è il rapporto? Cioè, che cosa avrebbero dovuto fare gli architetti? E qui rispondo forse a qualcuno, cosa dovevano fare gli architetti? Cioè, io che sono architetto, se fossi stato quell'epoca, andavo là a fare oggi, senta, io lo voglio ben fare un tempio, una piramide, un qualcosa con la MAT, ma cosa diavolo le disegno per farlo secondo MAT? Ci voleva una sintesi, cioè un mezzo che permettesse agli architetti e agli artisti, cioè a tutti, di risolvere quel problema. Ci voleva insomma un ponte tra la MAT e l'architettura, ci voleva un ponte che fino adesso non abbiamo ancora visto, e questo gli egizi lo trovarono, e questo ponte si chiama soltanto cubito reale, che io ho scritto molto di più di unità di misura. La cosa importante che vediamo subito, ecco, l'origine è questa, l'avambraccio umano che viene fatto come fatto, la cui lunghezza è 52 cm e 36 mm. Voi mi direte, ma come mai proprio 36 mm e non 35-36? No, 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 è importantissimo che sia quella roba. Ecco, una roba per loro importantissima che porta al fatto che abbiamo trovato diversi cubiti nelle tombe. Ma voi avete mai visto una sepoltura in qualsiasi altra civiltà, anche la nostra, dove la gente quando muore gli mette il metro dentro? Ma non esiste. Ma neanche nell'estremo oriente, neanche nessun tipo di popolo ha mai fatto. E perché gli egizi invece lo facevano? Perché volevano far vedere che misura avevano usato per la tomba? Non credo. E perché il cubito era qualcosa di molto di più di un'unità di misura. Origine e sublimazione. Stiamo facendo qualcosa di particolare, di speciale. Stiamo facendo l'edificio più importante di tutta la civiltà egizia, la grande piramide, e all'interno della quale c'è la camera del re, il cuore della piramide, il sancta sanctorum della piramide. L'unico spazio sacro egizio fatto col tetto piatto. L'unico. Gli egizi ebbero delle enormi difficoltà, tra l'altro statiche a farlo, perché quando non entro nella storia della costruzione che abbiamo già visto. Quando misero tutte le travi della canna, si sono accorti che una ceduta ha avuto una crepa. Difatti c'è una staffa egizia di bronzo che la chiude da allora. Poi fecero tutta una serie di cose, di controlli, di cui non parleremo adesso. Perché era così importante farla col tetto piano? E perché era, tra l'altro, che in effetti hanno creato poi queste camere sopra che si chiamano camere di scarico? Perché normalmente le facevano con la pietra a contrasto, che tengono. L'hanno voluta fare col tetto piano, ma creando poi sopra quella struttura, se non gli sfondava tutto, sono milioni di tonnellate sopra. Perché la pianta, la geometria, la pianta di questa roba qui è
la lunghezza, la pianta della stanza è 20 cubiti per 10 cubiti, e cioè un rettangolo 1-2, la cui diagonale vale radice di 5, quello che abbiamo appena visto. E perché è così importante? Perché la radice di 5 vale 2,2360, 10 volte tanto 22,36. Guardate un po' cosa succede se facciamo una verifica. Quando sappiamo che il cubito reale deve comprendere tutti questi valori, perché è complessivo, guardate un po' cosa succede. 10 più 20 più 22,36 fa 52,36, che non è nient'altro che il cubito reale. Quindi non hanno messo lì dentro il cubito reale dentro, hanno fatto la piramide a cubito reale, talmente era fondamentale che lo fosse. Il diagramma di sintesi è questo, cioè tutto quel che voi vedete, la mano, la natura dell'uomo, la bellezza, l'armonia, le proporzioni del gioco sacra, si sintetizzano nel cubito reale. Cubito reale come sintesi del concetto di armonia e quindi di Marte. Lo schema di imbuto. Io chiedo a voi un minimo di attenzione, siamo già quasi verso la fine, non è che non vado avanti con la tana. Un minimo di attenzione, perché vi faccio vedere quale razza di straordinaria rete si forma per arrivare al punto reale. Una rete meravigliosa. Io l'ho chiamato schema di imbuto. Guardate. Partiamo dalla scala di Fibonacci. La scala di Fibonacci ha una particolarità. Prendendo qualunque numero dalla scala e dividendolo per il suo precedente, si arriva al numero aureo. Quindi c'è un collegamento diretto tra scala di Fibonacci e numero aureo, che è la stessa che non vediamo nelle piante. Ma anche la sezione aurea si ottiene con la famosa bacchetta o con il rettangolo 1-2. Infatti questa è la formula che porta al numero aureo. Che il numero aureo è interessante perché aggiungendogli 1 si ottiene il quadrato, ma anche mettendolo al quadrato si ottiene il quadrato. Dall'altra parte, togliendogli 1 o mettendo l'inverso, si ottiene 0,618. E se noi aggiungiamo questo numero a questo numero, ritorniamo a radice di 5. Quindi vedete come c'è questo universo che gira, che tutto si tiene. Dall'altra parte, quei numeri speciali, la radice di 2, che è la diagonale del quadrato, sommata all'altezza del triangolo equilatero, sommate insieme danno pi greco. Pi greco che messo sotto radice e diviso per 4 si ritorna anche lì. Ecco qua, di sotto, pi greco, se noi facciamo, è quello che ha fatto già stamattina, in questo caso pi greco sesti è uguale, pi greco sesti, adesso qui c'è un errore, scusate, pi greco sesti è uguale al cubito reale, ma anche se voi prendete pi greco e gli togliete il quadrato della sezione aurea, ottenete anche questo, e se prendete il quadrato del numero aureo, lo dividete per 5, ancora una volta arrivate al cubito reale. Quindi, riassumendo tutta sta roba, che cosa possiamo dire? Ecco, questo è il disegno messo tutto assieme, che ho chiamato schema di imbuto. Quindi il cubito reale è come se voi aveste fatto un immenso imbuto dove ci mettete dentro tutti gli ingredienti, e alla fine che cosa vi esce fuori? Vi esce fuori, dimostrato matematicamente, vi esce fuori il cubito reale, che quindi ne è la sintesi. Quindi il cubito reale è il distillato dei numeri sacri, è l'aceto balsamico dei numeri sacri, è il profumo dei numeri sacri. Quindi di Marte, perché se quello è armonia e Marte è armonia, il cubito reale ci serve per creare l'armonia. E quindi ecco trovato il famoso cubito. Sarò veloce, dice il ragazzo bello, ma dove le trovate tutte queste balle qui? Perché questa fino adesso è una roba così, ma poi dopo là a Giza ci sono tutte queste robe che dici? Eh sì, ci sono. Ve ne faccio vedere soltanto qualcuna, perché gli studiosi, ne ho trovate io, ne ho raccolte a casa, ce ne saranno soltanto sulla grande piramide, ne avrò raccolte 250, di fare del genere, e su Giza ne ho raccolte più di 500. Ve ne metto qualcuno soltanto così per la... Il semiperimetro, cioè diviso sull'altezza dal pi greco, questa è la grande piramide, oppure l'area delle quattro facce, se voi prendete solo la superficie delle quattro facce e dividete per la base, ottenete il numero aureo. Soltanto piccole cose, la polema sul semilato di base dà ancora il numero aureo. Lato di base è uguale, se lo prendiamo
il lato di base della piramide, 440 cubiti, e tagliamo la piramide così, a 43 metri di altezza, che è la base della camera del re, la camera del re si trova a 43 metri di altezza, esatto, la diagonale del quadrato che noi troveremo è uguale al lato di base, cioè in pratica la superficie dove poggia la camera del re è una radice di 2, di quello che abbiamo visto prima, di della base. Quindi questo, e qui ce ne sono ancora su misure interne. Ecco, pensate che Baragiotto e Rinaldi si sono accorti che la piramide era fatta di strisciate di pietre, alcune un po' più alte, alcune un po' più basse, e si sono messi a fare un gioco. Cioè, ma se noi tagliassimo la piramide, idealmente, dove ci sono le pietre più alte, e misuriamo la superficie, che cosa succede? L'hanno fatto. Sapete che ogni volta che c'è una strisciata più alta, la superficie misurata è perfettamente un cinquantesimo, un cinquantesimo della superficie di base. Ma non può essere casuale a fare così. No. Ecco. Dentro la grande piramide, quello che abbiamo visto nella camera della grande piramide, pensate che la diagonale del lato corto più il lato lungo e la diagonale in volume di tutta la camera danno il triangolo 3-4-5, il triangolo di Horus. Ecco perché l'hanno fatta col tetto piatto. E pensate che l'altezza, voi dite come mai c'è un numero dispari, c'è un numero strano decimale, perché l'altezza della piramide è la metà di radice di 5. Se voi fate 22,36 diviso 2 fa 11,18, no? Che è esattamente l'altezza. Il perimetro del cerchio di base, pensate che se voi fate un cerchio con l'altezza è uguale al perimetro di base. E se voi fate ecco una cosa interessantissima questa, se voi pensate di fare la superficie di base della piramide e mettete qui sopra la sezione della centrale della grande piramide e prendete l'altezza, poi prendete un compasso e ci fate la circonferenza con l'altezza della piramide, quello che ottenete è un cerchio in quadratura. Vi assicuro che è precisissimo. E di queste robe qua, di queste corrispondenze, ve ne potrei rovesciare addosso a centinaia. Non lo faccio perché ho pietà di voi, ma... Ecco. Il complesso di Giza. Per esempio, queste sono delle cose trovate. Il famoso cerchio, questo ricavato in modo diverso da quello di Diego, fatto dall'architetto... dall'architetto Lo Sbagnara, prendendo il nord-est della piramide di Cheope e il sud-ovest di quella di Micerino, trovando il centro e facendo pensate che quello che si ottiene mettendo un quadrato che sia parallelo alle facce, questo quadrato è in quadratura col cerchio, e se voi lo mettete a 45 gradi è in quadratura con le diagonali delle piramidi. Più di così. Beh, sono soltanto alcuni esempi, Pensate questo qui, uno ha trovato addirittura che la distanza, sommando le altezze in cubiti delle piramidi e sommando le distanze, si ottiene tutte e due la stessa numero, 680. Complesso piramidale di Giza, questo per esempio, prolungando i cammini sacri della piramide di Cheope, che è questo, prolungando quella di Chefren e quella di Micerino, che è dritto, queste due si incontrano. Se si traccia il rettangolo che ne viene fuori, viene un rettangolo 1-2, come abbiamo appena visto. Ancora di nuovo casuale? Questo l'ha trovato Gianluigi Guzzi. Questo l'ha trovato un tipo, se sapete il francese e volete divertirvi, questo Jean Vermaat ha fatto, se lo trovate su YouTube, ha fatto una conferenza di 1 ora e mezzo sulle misure della Grande Piramide. Per chi è come me, che ama queste cose qui, una vera goduria. Questo qui ne ha trovate a centinaia, ma ho messo soltanto questa. Pensate che se voi fate un rettangolo che parte dal nord-est di Cheope e sud-ovest di Micerino, fate il rettangolo, dividete in rettangoli, tutti quegli 8 rettangoli sono tutti rettangoli aurei. Ancora casuale? E questo, pensate che David Bowman ha calcolato che se noi rapportassimo le distanze delle piramidi, ritroveremo radice di 3 e radice di 2. Insomma. Questi sono soltanto alcuni piccoli esempi. Conclusione. Dall'esposizione appena vista possiamo dire che gli Egizi non avrebbero potuto portare a termine questa loro missione se non utilizzando Giza come un'immensa lavagna. E quello affidato a Giza è un grande messaggio d'amore diretto a tutto il genere umano, sapendo che senza Maat noi non possiamo vivere bene. E lo vediamo oggi, che è tutto in disarmonia, e vedete cosa sta succedendo nel mondo. Loro vi dicevano senza l'armonia, soltanto che avevano il problema di trasmettercelo, e l'unico modo che hanno trovato per farlo è quello di farlo attraverso l'alfabeto delle piramidi.
Quindi esso pone l'armonia, cioè la mat, come unico modo per vivere in pace e prosperità. Questo era l'unico messaggio che valesse la pena di essere trasmesso, ed è per quello che hanno fatto un'opera così enorme, così gigantesca, e che è costata così tanto, in tutti i sensi. Ecco perché è stato affidato un'opera che può sfidare i millenni, perché avevano anche il problema della durata. E allora, che cosa hanno fatto? L'hanno affidato alle piramidi, che come dice un detto arabo, non temono il tempo. Quindi, eccoci arrivati al termine di questa galoppata all'interno dell'armonia egizia, glorificata col nome di Marta. Termina qui il racconto di questa mia ipotesi, che è partita come un'intuizione e come detto dei numeri sacri si è trasformata in una tesi. Tesi che ho avuto il piacere di condividere con voi. Dimenticavo una cosa però. Non capita spesso di poter sostenere con la matematica e la geometria una tesi egittologica, anzi non capita mai, ma questo è tutto merito dei nostri padri egizi. Io mi sono solo limitato a leggere la lavagna. Beh, è la prima volta che una trattazione, diciamo, che sarebbe comunemente noiosa se fatta in termini puramente matematici, è sicuramente stata trasmessa in termini assolutamente acquisibili, secondo me. E aggiungo una cosa, se mai ci fosse bisogno di farlo, tutto questo, se ci fosse bisogno, sostanzialmente porta a una conclusione, poi lo hai in pratica esattamente detto tu, e cioè tutto questo è un monumento destinato all'eternità di un antico sapere, frutto ovviamente, certamente, delle conoscenze della cassa sacerdotale egizia, che da allora ha trasmesso questi concetti al mondo dei posteri, e oggi noi ne prendiamo atto, nonostante il fatto che tutto sommato abbiamo perso la lingua egizia, no? O quasi, abbiamo recuperata, insomma, sì, per modo di dire, e diciamo la chiave di lettura indubbiamente l'abbiamo dovuta ricostruire un po' intuitivamente, ma attraverso i numeri non c'è niente di intuitivo, diventa palese. Quando ci sono centinaia, ma centinaia, credetemi, di corrispondenze, centinaia, non può essere un caso, era fatto apposta. Certo, grazie. Bene, ho risposto alla domanda? Direi di sì. Ok. Altre domande? Prego. Recentemente ho avuto l'occasione di conoscere che molti terapeuti stanno sperimentando le energie che la forma piramidale convoglierebbe per curare molti Sì, è un settore, io le dico sinceramente, non mi occupo di quel settore, quindi non le so rispondere in maniera consona. Le chiedevo se lei ha avuto occasione di... No, 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 so, ci sono tutti gli esperimenti, ne ho letti tantissimi, dalla ricostruzione della mezza barba... Un ulteriore scopo per... Sì, potrebbe, cioè, voglio dire una cosa, lei compra un'automobile per portare in giro sua moglie e sue figlie, eccetera, per andare al lavoro. È vero che ogni volta, ogni tanto, potrebbe succedere che faccia un trasloco, ma non è che compra l'automobile per farsi il trasloco. Così, può essere una volta, no? Può darsi che facciano anche quello, non lo so. Sì, comunque va osservata una cosa, se mai è il caso di osservare. Effettivamente esistono studi che, va detto che, tendono a essere verificati nella pratica. Poi qualcuno dice, non mi chiedete perché, però funziona, no? Prima lui ha citato l'esempio, per esempio, che la piramide, no? Si parla di piramidologia addirittura, per esempio è in grado di fare il filo alle lamette, la barba. Questo è vero, non è una balla, è verissimo. Allora è chiaro che dietro tutto questo no. Ci sono anche... Non l'avevano fatta per la barba. No, certamente, no, ma serve, ovviamente, cioè significa praticamente rigenerare un certo tipo di... Quindi questo è un esempio banale, però sono tutte cose che ci lasciano intendere che al di là dell'aspetto matematico e di questo codice, perché poi Marco ci ha in pratica esposto i dettagli sommari di un codice numerico, matematico, però al di là di tutto questo c'è anche...
anche una sorta di, no una sorta, una buona dose di possibili applicazioni pratiche che noi non siamo evidentemente in grado di comprendere appieno, ma che qualcuno sapeva, perché poi la relazione che adesso succede a quella di Marco, che è quella di Massimo Barbetta, resteremo in Egitto e affronteremo altri piccoli aspetti che ci dicono semplicemente una cosa, che dell'Egitto, al di là diciamo delle tenebre del tempo, oggi stiamo cominciando a avere una coscienza sempre maggiore, ma che c'è ancora tanto da capire. Signore, anche sì, una piccola domanda, scusi, due è affascinante. Grazie. Però la piramide nasconde lo zero. Quindi, c'è qualcosa dentro. Secondo Mario Pinkel. Sì, no, sì. Secondo Mario Pinkel, cioè, sì, sì, c'è. Però sì, poi che, a cosa serve? A quello serve Pinkel, lo paragonava alla macchina del tempo, faceva un discorso molto, molto, cioè, molto detto non detto, però in effetti c'è un qualcosa in molte sculture è presente. Sì, sì, sì. Lo Z esiste anche nell'alfabeto. Guarda, le dico una cosa, io ho avuto la fortuna di sdraiarmi dentro il sarcofago, corrompendo il guardione lì. Corrompe il guardiano. Allora, arrivo subito da lei. Corrompendo il guardiano, le posso dire che c'è un amico che era sul bordo dell'asfalto e che mi parlava, la distanza fra il mio orecchio e la sua bocca era tanto così. Io faccio urla. Vedevo che urlava, io non sentivo niente. Ci sono anche le misure del sarcofago interessanti. C'è il volume interno e la metà di quello esterno. Sì, difficile da calcolare, poi come l'hanno fatto. L'ha fatto Pitrino. Non è un caso che Napoleone ci ha voluto dormire dentro. Ed è uscito con i capelli dritti. Sì, esattamente. Allora, a prescindere dal fatto che la piramide è tutto un mistero ancora irrisolto, giustamente, le misure della piramide, sì, la base, dovrebbe essere 236-38. Esatto, e l'altezza 142, qualcosa. La metà della, 60. Sì, è la metà, sì, della piramide di tutta in Messico, più o meno è la metà. No, è quella del Messico è la metà. Allora, il discorso della piramide è concentrato. Io feci questo esperimento 25 anni fa, come diceva il dottor Pinotti, del fatto che affila le lamette, fatta ridotta in scala questa piramide, nessuno ha mai trovato la spiegazione per una questione energetica. Però le misure matematiche di questa piramide, tuttora, fino ad oggi, visto che comunque sia. Il discorso di mummificare il discorso che si adopera anche in terapia, praticamente alcuni medici adoperano in terapia perché stando con le misure reali ridotte in scala, questa piramide ha il potere, io l'ho provata questa cosa, l'ho fatta in scala e ci ho rimasto un po' impietrito. Perché praticamente la stessa può essere fatta di qualsiasi materiale, non ha importanza, anche libera, solo quattro pezzi di stelo, non è importante se è coperta o non coperta. Però comunque sì, il fatto di affilare la lama è vero, io l'ho provata. Il fatto di mummificare lo stesso pezzo di carne o frutta che sia, messo una dentro fuori, l'altezza era importante, che adesso guardavo, siccome andrebbe a un terzo della piramide, come lei ha detto giustamente, dovrebbe essere, ha fatto una misura di un terzo della piramide quasi, che c'era 43 metri. Allora, adesso l'ho detto in metri, in realtà dovrebbe essere. Allora, il motivo per questa fatta lì, quella roba lì, io credo che l'abbia spiegato, è l'unica, ne parlavamo la stasera a cena con Roberto e gli altri. Credo che l'unica spiegazione che a me, non ne ho lette, guardi, di tutti i generi in 60 anni, mi creda, di generi. L'unica spiegazione che mi do della grande galleria, quindi dei 43 metri, sì, è il fatto che l'ha data Giancarlo Duranti, che venne qui tra l'altro allo simposio, anche qua al secondo simposio, che era una specie di genio e sono contento che Emilio Spedicato sia d'accordo con me. Questo signore ha ipotizzato che la grande piramide fosse stata costruita molto prima come una mastaba, quindi non completa, fino a livello 43, perché ci hanno fatto la grande galleria. Questa grande galleria serviva come tubo del buio per studiare il cielo. E il pozzo di Santa Caterina in Sardegna è fatto uguale, che è del 1300 a.C.
Poi, dopo che hanno studiato per 500-600 anni, sempre secondo Durante, hanno studiato il cielo, è arrivato Cheope che ha chiesto di chiuderla. Per effetto della geometria, siccome la piramide è a punta piramide, a livello 43 metri, la piramide è a l'80% del volume già fatto. Quindi a Cheope serviva di fare soltanto il 22 restante e aveva 20 anni per farlo. Rubì, però è stata fatta a quattro facce, cioè il discorso della piramide è a quattro facce, non è a tre facce. Il fatto, siccome, come torno a ripetere quello che ho detto prima, io l'ho provata questa cosa ed è inspiegabile perché esiste realmente, il fatto è, diventa un fattore matematico. Quando alla fine si pensa, sì, è vero. Però, diciamo così, rimane il movente che è inspiegabile perché si crea questa forza, tutt'oggi. Ma infatti dicevamo prima giustamente che noi constatiamo a posteriori certi effetti, ma sarebbe interessante capire le cause e le motivazioni che hanno indotto a fare certe cose. Adesso ci interrompiamo un po'.